Ben ritrovati su TGCom 24, con noi Monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie. Monsignor Fisichella, qualche giorno fa è stata presentata la bolla ufficiale del Giubileo, ancora una volta il tema della speranza al centro. Sì, con la pubblicazione della bolla, di fatto il Papa ha indetto il Giubileo che, come ha detto, si aprirà nella notte di Natale, il 24 di dicembre. La speranza, ma non soltanto la speranza, il Papa nella bolla ci dice qualcosa di più. Dice che la speranza non è soltanto una parola, non è una riflessione, sono dei segni concreti che i cristiani devono porre in essere. E quindi è un grande impegno questo Giubileo, perché porterà soprattutto la Chiesa, noi credenti, a dare dei segni di speranza che siano visibili, tangibili e che possano provocare a riflettere. Sarà un Giubileo anche tecnologico, perché ci sarà un'app, i pellegrini saranno dotati anche di applicazioni per seguire, no? Per attraversare la Porta Santa. Beh, devo dire che se confrontiamo questo Giubileo con quello del 2000 c'è un abisso. Nel 2000 io ricordo c'era soltanto la mail, adesso la tecnologia è andata avanti, ci sarà già da tanto tempo a disposizione una app con la quale il pellegrino può non solo iscriversi al Giubileo, ma anche e soprattutto ottenere tanti servizi che sono una garanzia per ogni pellegrino di dover essere bene accolto e soprattutto di sentirsi a casa. Papa Francesco continua a interrogarci sull'uso delle nuove tecnologie, tra cui l'intelligenza artificiale. Questo è un rischio? L'intelligenza artificiale è una grande sfida e quindi può diventare anche un rischio se non è utilizzata nella maniera giusta. Però è una grande sfida, d'altra parte è il segno del progresso della scienza. La scienza non può essere ostacolata, la scienza è il frutto dell'intelligenza umana e questo è la cosa più importante. La tecnologia è la figlia primogenita della scienza e quindi noi viviamo in un momento, in un contesto in cui abbiamo necessariamente bisogno dell'uno e dell'altro. La gente davanti al display di un telefono prima scrive e poi magari pensa a ciò che ha scritto. Perché succede secondo lei? Questo avviene soprattutto con gli adolescenti che, avendo una grande dimestichezza, perché è la loro cultura, è il loro modo di comunicare immediato, e l'immediatezza che non ha più le considerazioni che abbiamo noi, le categorie di spazio e tempo con internet sono completamente saltate. E quindi succede che nella fretta di rispondere scrivono, poi leggono quello che hanno scritto e a volte si pentono anche di quello che è stato fatto. Però certo dobbiamo tenere conto che la comunicazione ha delle sue leggi, che è diventata molto immediata. Devo anche dire però che non è pensabile che ci si possa dire addio tra due persone attraverso un messaggino nella app. O WhatsApp, e non ci si può neanche pensare che un operaio, un dipendente viene licenziato attraverso un messaggino inviato per WhatsApp. Cioè, se questo da una parte ci dice la conquista, però dall'altra parte non possiamo venire meno alla dignità della persona. Lei ha scritto un libro con la San Paolo, L'albero della scienza, Dio è o Galileo? Già nel primo secolo si parlava di albero della scienza e albero della vita. Sì, e può sembrare paradossale, può sembrare strano, ma la Chiesa fin dal suo inizio, dal suo sorgere, quel testo è appunto della fine del primo secolo, dove si parla già della scienza e dell'albero della scienza che viene in aiuto all'uomo e quindi che la scienza non è un ostacolo per la fede, anzi è un progresso, è un aiuto che viene dato alla fede. Da questa prospettiva, devo dire, ho cercato di portare avanti una ricerca che mi sta a cuore da tanto tempo, perché il contesto che noi viviamo è un contesto che parla di scienza. I bambini, fin dalla scuola prima elementare, sentono parlare di scienza e fanno il confronto con le prime pagine della Bibbia. E chi non è preparato pensa che quello sia tutta un'invenzione, sia un mito. Mentre invece la capacità di dialogare tra scienza e le pagine della Bibbia è determinante. Serve un giudizio etico da parte della Chiesa sulle nuove conquiste tecnologiche? Il giudizio etico deve essere dato perché
è sempre l'uso che viene fatto della tecnica e della scienza. Quindi la scienza ha una sua strada, la tecnologia porta le sue conquiste, ma è ovvio che dobbiamo anche saper distinguere. E da una parte dipende se parliamo di tecnologia farmacologica, dall'altra se parliamo di una tecnologia che punta alla medicina e che quindi al benessere della vita delle persone. Altra cosa è se parliamo invece del mercato degli organi umani, cioè il giudizio etico deve essere fatto e deve essere dato perché in gioco c'è la dignità della persona e anche la sua felicità. L'etica, dall'altra parte, non è niente altro se non mettere ogni persona nella condizione di essere felice, ma attraverso una scelta responsabile. Lei nel libro dice che chi naviga in rete è come Ulisse e i compagni in balia della maga Circe. Perché? Perché Ulisse è un'immagine, è l'immagine dell'uomo intelligente, dell'uomo scaltro, dell'uomo che vuole conoscere, dell'uomo che azzarda anche di andare oltre i confini. E però viene ammaliato dal luccichio che la maga gli poneva dinanzi. Allora Ulisse è stato attento e non è caduto nelle maglie proprio per la sua arguzia. I suoi compagni non erano così. E quindi quando ci si adegua troppo, quando alla tecnica ci si rapporta come se fosse un'ovvietà, senza un senso critico, c'è il rischio di rimanere ammaliati e di non essere più persone umane. Sempre nel volume lei sostiene che la Chiesa è muta riguardo al rapporto tra scienza e fede e che sull'intelligenza artificiale c'è un silenzio assordante. Quindi cosa bisogna fare? E quindi bisogna affrontare il tema. La teologia soprattutto è la prima che deve affrontare questa tematica. Penso che il silenzio in questo momento stia anche lasciando spazio a degli interventi. Il Papa ha già incominciato a parlare più volte di tutto questo, ma deve crescere soprattutto la consapevolezza che siamo dinanzi a una nuova cultura. Ci sono nuovi linguaggi, nuovi comportamenti. Le persone che hanno 25 anni, guardi, quando noi parliamo non ci capiscono più, perché il loro linguaggio è diverso dal nostro. E quindi la Chiesa, che ha un compito anche di formazione della coscienza, ha un obbligo morale a dover intervenire, a dover essere presente in questa cultura, a capire, a interpretarla e là dove ci sono dei limiti a poterli superare in un orientamento a difesa della persona e della sua dignità. Tornando all'intelligenza artificiale, lei ha provato ChatGPT, che ne pensa? Sì, io l'ho provato, sono rimasto molto deluso, devo dire, però devo anche sottolineare che siamo ancora agli inizi, che ho posto delle domande che ovviamente parlavano di teologia, parlavano di rapporto tra teologia e filosofia, la mia materia, e la delusione è derivata dal fatto che in quelle due paginette che mi venivano date di fatto c'era una genericità che rasentava la superficialità. Però dobbiamo mettere in guardia i nostri studenti, soprattutto i giovani che pensano che possono utilizzare le loro ricerche o fare anche delle tesi attraverso questi strumenti. È meglio di no, è meglio avere ancora la fatica di leggere e di sfogliare le pagine dei libri. Secondo lei è giusto intervenire con delle norme per regolamentare questo sviluppo tecnologico? Ma guardi, i primi che hanno fatto ricorso alla richiesta di norme sono gli inventori e quindi basti fare riferimento a qualche mese fa quando Musk e altri hanno firmato una lettera di intenti per mostrare la criticità dell'intelligenza artificiale e anche per sostenere che a livello dei vari governi, a livello legislativo, con molta probabilità, presto o tardi, sarà necessario anche un intervento importante che non solo promuova,
ma che anche riconosca i limiti a cui si va incontro. Allora, grazie a Monsignorino Fisichella, grazie per essere stato con noi. Grazie. Grazie, noi ci rivediamo come sempre su TGCom24.